un grosso vantaggio di questo governo è che può agire nella quasi più totale assenza di un'opposizione vera, forte, reale, incisiva, no? PD sappiamo i problemi che ha, Forza Italia anche, ma insomma. E quindi da questo punto di vista sì, molti dicono il ministero che funziona meglio in questo momento è il ministero della propaganda, nel senso che quello che fanno lo sanno sostenere molto bene, tanto vero che i sondaggi continuano a premiare in maniera clamorosa, soprattutto la Lega, ma insomma nel complesso tutta la maggioranza di governo. Forse è anche per questo, no? Diciamo che sia Salvini che Di Maio hanno questo atteggiamento anche un po' sprezzante nei confronti delle voci critiche. Hanno un atteggiamento sprezzante nei confronti di coloro che anche già in campagna elettorale combattevano, cioè da una parte l'Europa e dall'altra parte i cosiddetti poteri forti, no? Le banche anche interne, no? Quindi i mercati poi in particolare, infatti non si preoccupano molto dello spread. Questo è comprensibile in fondo perché ideologicamente sono contrapposti, no? A queste cose. La mia impressione è che si preoccupino poco perché non credo che vogliano durare, soprattutto non credo che Salvini voglia durare fino alla fine della legislatura, stanno facendo il possibile per confermare le promesse che hanno fatto nella scorsa campagna elettorale ai loro elettori, di modo da non perdere il consenso e probabilmente subito dopo le elezioni europee andare alla resa dei conti e decidere, e probabilmente poi sembra che i sondaggi dicano già quale sarà il vincitore, cioè di fare un governo solo una delle due, dei due partiti che stanno in coalizione. Ah, Cioè, divideranno anche ma qualcuno io dice credo che che dice dopo le europee, probabilmente, beh certo non lo viene a dire qui adesso, no? Però volevo dire una cosa che tutti dicono che non c'è un piano B, ma il piano B l'hanno già detto qual è, e l'ha detto sia Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che Savona l'hanno detto più di una volta, cioè dicono che ci sono 50 miliardi di risparmi non investiti in Italia, che per coloro che ideologicamente credono che i risparmi non investiti siano in fondo in perdita, no? E che debbano essere invece immessi sul mercato e che si potrebbero andare a toccare. È già stato fatto una volta in piccola parte dal governo Amato molti anni fa e quello potrebbe essere un modo, cioè di fare una specie di riequilibrio. In fondo la manovra che cerca di fare il 5 Stelle, no? Cioè di dare il reddito di cittadinanza, opporrebbe 5 milioni di poveri e poi bisogna poi dire che quello non è un reddito di cittadinanza perché la parola stessa dice che reddito di cittadinanza significa che hai diritto ad averlo. Se sei un cittadino, questo è una specie di sussidio di disoccupazione temporaneo, è molto più vicino alle manovre, o a meglio a ciò che si fa negli Stati Uniti, quando i poveri hanno appunto quello che si chiama il Social Security, un minimo di sussistenza che impedisce loro di ribellarsi. Ma comunque, no? Ci sono questi 5 milioni di poveri che ovviamente, no, starebbero dietro ai 5 Stelle e questa manovra si potrebbe in parte pagare con i risparmi di coloro che evidentemente poveri non sono, no? E che non li vogliono investire, non tutti ovviamente. No? Però magari andare a toccare le tasse, Ecco, questo qui sì che diciamo io, sarebbe un vero molti stridore. di quelli che ci stanno E ascoltando certo, hanno un anche brivido magari qualcuno lungo qui. la schiena.